Buongiorno, in questo video voglio parlare di Qt Creator e come iniziare a sviluppare applicazioni grafiche in Qt Creator. Quindi, dopo averlo installato, qua abbiamo la schermata iniziale in cui abbiamo la pagina di welcome e possiamo andare a creare un nuovo progetto, quindi Project New Application Qt e fare una Qt Widgets Application perché Qt Console non permette di utilizzare i componenti grafici di Qt. Dopodiché andrò a salvarlo in download, questo è un esempio, la chiamo Untitled, va bene. QMake è il sistema che permette di compilare, va benissimo, lasciamo questo, main window lasciamo questo, sul language noi faremo solo applicazioni in una lingua, quindi non ci sarà bisogno di un file delle conversioni, delle traduzioni, quindi lasciamo questo. E il kit è il compilatore che vogliamo utilizzare. Va bene questo? Ok. Il sistema di versioning non ci interessa, quindi possiamo non utilizzarlo. Ok, quindi abbiamo creato la prima applicazione. Se io vado qua in questa barra, quel martello serve per compilare, quindi build. Ok, terminata. E invece il play serve per eseguire, quindi faccio run e mi compare una schermata bianca. Ok, come è fatta la struttura di un progetto prima di andare a vedere come modificare? Nel punto pro trovo le informazioni legate alla configurazione del mio progetto, quindi questo è un file che serve per compilare l'intero progetto. Quindi io per esempio sto utilizzando CPU 11, sto utilizzando le librerie almeno di Qt 4. Ci sono anche le librerie di Qt 5 e uso i componenti, librerie core, GUI e widgets. I file sorgenti, ho nei sorgenti due file CPP, main e main window. Sono solitamente, ci sono sempre, cioè il main è quello che ci permette di eseguire, main window è quello che tiene il componente grafico. Poi ho un header che è main window.h e poi ho il form che è la parte grafica. Andiamo a vedere un po' tutto. Nel punto H io vado a definire quindi la mia classe, che è il mio oggetto, che è una Q main window. Tutti gli oggetti su Qt iniziano con la Q. E in main window.cpp vado a svolgere determinate funzioni, che adesso vedremo quali. Invece in main.cpp io vado a istanziare un'application, una Q application A, e gli passo gli argomenti del main e poi istanzio anche una main window W che poi la vado a mostrare. Ok, quindi come faccio ad aggiungere degli elementi grafici? Vado su, faccio rivedere forms main window.ui. Ok, io cosa faccio? Trovo qua un sacco di oggetti già pronti che posso utilizzare. Per esempio, io voglio mettere una label. Eccola, una label. Ok. Io poi cosa posso fare? Posso modificare, perché qua sulla destra io trovo la lista dei miei oggetti con il loro nome. La mia label si chiama label, è un tipo, e la classe è QLabel. E qua cosa trovo? Tutte le proprietà, la geometria, quindi dove si trova e quanto è grande, il font. Per esempio, voglio cambiare il font. Ah, qua. Ok, voglio questo e lo voglio molto più grande. Ok, dopodiché quindi come dicevo posso anche modificare il testo text label. Se vado a trovare l'attributo, eccolo, text label, e scrivo ciao. Posso anche aggiungere un altro elemento, per esempio un pulsante, un push button. Ok, anche qui io posso modificare lo stile. Come faccio? Tasto destro, change style sheet. Io voglio aggiungere una risorsa, voglio cambiare lo sfondo. No, scusate, non mettiamo un'immagine di sfondo per il momento. Mettiamo un gradiente, background color,
e qua posso scegliere degli stili. Per esempio, voglio questo tropicale. Quindi lui, nome proprietà, poi la proprietà, apply, ok. Adesso avete visto che mi ha messo abbastanza fastidioso, però siamo riusciti, ok. Per esempio, tasto destro, voglio mettere la scritta di un colore, vado a capo, di un colore diverso che sia un po' più riconoscibile. Add color e la faccio rossa. Ok, apply. Ok, quindi siamo riusciti a modificare lo stile. Quindi adesso cosa voglio provare a fare? Voglio provare a, se lo faccio, se lo compilo ed eseguo, vediamo il risultato. Quindi qua mi compare il mio testo e il mio pulsante. Il pulsante lo posso schiacciare, ma non fa niente. Come faccio adesso a farlo funzionare, a fargli fare un comportamento? Tasto destro, mettiamo sul pulsante, voglio gestire l'evento on click. Go to slot. E voglio, qua mi dà tutti i tipi di segnali, quando clicco. Ok? E lui in automatico mi va nella mainwindow.cpp e mi va a creare un evento on click, ok? Vedete come farò adesso, per esempio, se voglio modificare la mia label quando clicco il mio pulsante, uso l'oggetto UI. UI è la main window. UI label, quindi è la mia altra label. Chiamo il metodo set text. Devo passargli una QString, tra virgolette, hello, punto esclamativo. Compilo, ok, sta compilando, eseguo, ok, adesso quando clicco mi cambia il testo, ovviamente però funziona solo la prima volta. Come faccio se voglio cambiare ogni volta che clicco tra un testo e un altro? Posso fare così, posso andare qua, dichiarare una variabile di classe bool scelta e all'inizio metterla nel costruttore scelta uguale false, insomma if not scelta, io gliela faccio cambiare e gliela metto a true, else scelto uguale a false, e qua cosa gli faccio scrivere? Gli rifaccio scrivere ciao. Quindi io ho imposto una variabile di classe privata, può accedere solo all'interfaccia grafica. Nel costruttore la dichiaro, la inizializzo a falso. Quando è falso io metto hello e la metto true. Invece quando è true la vado a mettere a false e metto ciao. Vediamo. Clicco, hello, riclicco, ciao, riclicco, hello, clicco, ciao. Allora, per questo primo video è tutto, quindi ho spiegato un po' come funzionano i primi componenti grafici. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati.